Assistenza, Maria Teresa Laudato. La salute mentale nel Lazio, un capitolo difficile da affrontare, un ambito nel quale i tagli, soprattutto quelli alla spesa per il personale medico e sanitario, hanno portato alle ripercussioni più gravi. Un mondo in cui la passione dell'individuo, il coinvolgimento nel lavoro quotidiano, l'esperienza accumulata negli anni dopo la rivoluzione portata alla Basaglia, produce professionalità e buone pratiche. Un mondo in cui la cura è fatta soprattutto dalle persone, prima che dai farmaci e dalle tecniche. Il dottor Renato Frisalco ha pubblicato una ricerca statistica approfondita sul disagio psichico a Roma, finanziata dalla Fondazione di Liegro. Il contesto della salute mentale nel Lazio è un contesto di problematicità. Problematicità che si ravvisa anche a livello nazionale, ma che nella regione Lazio è acuita dal fatto che oltre al taglio delle spese alla sanità che ci sono state negli ultimi anni, si è aggiunto anche il rientro dal disavanzo in questo settore. Per cui è chiaro che un settore che fa leva esclusivamente sulla forza lavoro umana, quindi sul rapporto di relazione tra gli operatori e gli utenti, sia quello più penalizzato. Per cui noi da oltre 10 anni vediamo che non c'è più turnover degli operatori nei servizi, da oltre 20 anni non si fa un concorso, per cui il risultato è una criticità strutturale dei servizi assolutamente. 30.000 persone nel Lazio affette da disturbi psichiatrici si rivolgono per le cure ai centri di salute mentale pubblici, 15.000 sono a Roma. A questi si aggiunge un numero imprecisato di individui che si rivolgono esclusivamente ai centri di cura privati e che sfuggono ad un censimento. Solo 150 sono i posti letto pubblici nel Lazio. Di questi, solo 8 sono per la psichiatria infantile, mentre sono 800 i posti letto nelle strutture private riconosciute dalla Regione. Molto carente è l'offerta di tutti quei servizi che possono aiutare un paziente a condurre una vita normale, a rimanere inserito nella società, ad avere un lavoro ed una casa.